Proseguiamo. Una volta sconfitti i cinque cicloni, Tai Lung era un passo dalla pergamena del dragone. Se Maestro Shifu si fosse intromesso, Tai Lung si sarebbe finalmente vendicato di essere stato escluso dal proprio destino di guerriero dragone. Molto male. Già. Maestro Shifu sapeva che se Tai Lung fosse entrato in possesso della pergamena, il potere sarebbe stato suo. Non poteva permettere che accadesse. Tutto ciò che potevano fare era fidarsi della profezia. Solo il vero guerriero dragone poteva opporsi a Tai Lung e portare la pace. Nessuno, però, ha mai detto che il guerriero dragone dovesse avere un buon senso dell'orientamento. Infatti, ora era totalmente perso. Peggio ancora. Era arrivato all'accampamento delle sorelle Wu, la più letale armata di gatti Ma ninja di no, i tutto gatti ninja! l'universo conosciuto! Ma come i gatti ninja? Ma per favore! Cioè, spero che non intenda veramente dei micini. Spero che intenda dei gattoni giganti. La luna ululante. La tecnica dell'uccello cattivo. Ok, questa è l'ultima volta che provo a fare una scampagnata. Sono stanco, affamato e mi sembra di camminare in cerchio. Aspetta un secondo. Guarda, capanne. Forse qualcuno laggiù conosce la strada E o ha certo. qualcosa da mangiare. E certo. È la cosa più importante quella. Oscilla avanti e indietro su un ramo o un palo. Premi salto mentre oscilli per lasciarti andare e avanzare in aria. Premi cerchio per lasciarti e quadrato o triangolo per girarti. Va bene. C'è qualcosa qui? No. Ma a senso scende, tipo? Dai però. Ma a parte che sei bravissimo. Cioè, nonostante tutto è bravo, po'. C'è possibilità di spostarti, vero? Ok, no, dall'altro lato. Bravo. Più che altro non mi interessa tanto. Ecco, esatto, girarmi. Quanto più mi interessava spostarti da una parte all'altra, ma penso che il gioco riuscisse a compensare. Dai. Po'. Po', porca puttana, devi saltare. Che palle. Uno e due. Ecco qua. Po' puttana miseria. Ci sono delle volte in cui proprio ti sto odiando, visto che non mi ascolti. Allora, dobbiamo probabilmente liberare gli abitanti del villaggio. Aspetta. Oh, sì! Grazie, sono la fine! Mi hai Grazie, salvato! Po! Madonna mia, quattro in un colpo e abbiamo ucciso pure il lupo. Dove dobbiamo andare ora? Qualcuno ti ha detto qualcosa a proposito di un panda? Niente panda! Ah, abbattono loro l'albero così possiamo passare. Bravi. Questo sì che è Meglio molto sbrigarsi! utile. Se qualcosa interferisce con il ritorno di Tai Lung, le sorelle Wu useranno le nostre pellicce Hai quest'inverno! detto le sorelle Wu? Maestre del colpo dei 12 artigli natanti? Wow! Colpiti. Morto? Ma che pezzo di merda. Allora, non so come l'ho ucciso, ma alla fine l'importante è il risultato finale, giusto? Sconfiggi le sorelle V. Va bene. Allora, calmi tutti. Vediamo non solo gli obiettivi. Quanti? 10 tizi da salvare? Quanti soldi abbiamo? Non lo so. C'è qualcosa qui? Sembrerebbe di no. Ecco qua. Uno, due, vai. Uno, due, vai. Uno, due e vai. Perfetto. Detesto quando fai di testa tua, Po. Quindi cerca di ascoltarmi, per l'amor di Dio. Allora, lì c'è una pergamena. Lì c'è una delle monete verdi. Ci sono dei lupacchiotti.
Vorrei sapere più che altro qual è la direzione giusta da intraprendere. Ecco qua. No, e poi che palle. Girati dall'altro lato. Uno e due. Ecco qua. Allora, sì! Sei un cretino, Po. Ah, ma tanto qua non posso neanche passare, quindi sì, è la direzione giusta, ok. Allora, uno, due, vai. Perfetto. Trappola. Perché? Perché ti continui ad aggrappare quando lo dici tu, Po? Questa volta ce la facciamo ad aggrapparci, Po? Ecco, bravo. Maledizione a te. Quando fa le cose quando vuole lui. Non si sveglieranno se ti muovi lentamente. Attaccali e li sconfiggerai in un sol colpo. Va bene, ma a me frega relativamente poco, quindi. Più che altro, scusami, come faccio ad arrivare lì senza fare rumore? Esatto, se già saltando faccio rumore. Scusami, questa parte qui non aveva senso, a meno che proprio non devi anche scendere senza far rumore. E invece neanche quello puoi. Sei stato fantastico. Wow, Po mi ha salvato. E meno male. Allora, no, questa parte non aveva proprio modo di poter essere fatta diversamente. Cioè tu attacca, non puoi per abbatterlo, arrivare su quella piattaforma senza fare rumore. Vabbè, in ogni caso l'abbiamo superata, quindi credo che cambi realmente poco ormai. Vabbè, neanche mi sono potuto muovere, partiamo da questo presupposto. In ogni caso, più nemici uccidiamo, più monete. E che cavolo, la luce che continua a saltare da queste parti. Prima o poi risolverò sto problema della luce, sappiatelo. Wow, ve lo prometto. Ancora vivo sei? Ah, ma posso distruggerle le capanne, allora. Oh, mi hai salvato, grazie. Wow, ci dov'è? Dove è andato il lupo? Boh, vabbè. Scusami, come faccio ad arrivare di qua? Ma c'è un saltino del cazzo. Perché non posso farlo? Vabbè, guarda, non importa. Dobbiamo proseguire come il gioco vuole che io faccia. Uno e due. Ecco, questa è stata l'unica uccisione silenziosa che siamo riusciti a fare. No, scendi, bravissimo. Congratulazioni. Ecco qua, grazie. Per prendere sta moneta ho dovuto fare un percorso inutile. Questa cos'è, una statua? Congratulazioni. Hai trovato la figurina. Maestro Mantide. C'è ancora un lupo che sta dormendo. Ma non ho idea del dove. Io intanto proseguo. Ah, ma tanto sono già svegli. Cioè, li ho già svegliati passando da sotto. Sono lì che mi attendono. Dite che cadono di sotto? Ecco qua. È stata una morte, spero, del tutto ingloriosa per loro. Allora, aspetta. Uno, due, vai. Dall'altro lato, per favore. Già mi stavo arrabbiando perché pensavo fossi caduto. Due in un colpo, bravi. Tre in un colpo. Allora, per arrivare lì dobbiamo farci il giro, perfetto. A meno che forse ci posso arrivare. Allora aspetta un attimo. Ecco qua, un po' di soldi extra. Perfetto, che ci servono tutte le monete che riusciamo a recuperare. Che poi continuando a saltare annulliamo l'equilibrio. Uno, due. Ecco qua, a posto. Congratulazioni. Perfetto, arrivati. Andiamo dall'altro lato. E ecco qua. Facciamo continuamente saltelli. Saltelli, saltelli, saltelli. No, po. La telecamera. Questa maledettissima telecamera. Allora, la statua l'abbiamo presa, quindi non mi preoccuperei oltre. Questo vuol dire che siamo arrivati.
Cibo! Che profumino! Oh no! Devo essere in ritardo per la cena! E ho fame! Salve! Scusate? C'è nessuno? Mi sento un po' perso! E molto affamato! Mi sento un po' affamato! Le sorelle V! Bene, bene, bene! Guardate cosa abbiamo qui, sorelle! Un grosso sono dei micioni. Panda perso che... Così triste. E non dimenticate che ho fame. Cosa possiamo fare per aiutare questo grosso perso panda così affamato di informazioni da spiarci nell'accampamento? Cosa? Forse possiamo aiutarlo a trovare la strada. Allora, calmi tutti. Tutti gli abitanti del villaggio li abbiamo trovati. L'importante è questo, le capanne non si rompono. Beccatevi sto colpo. Oh sì! Via da lì! Oh, è ancora! Beyblade! Beyblade! Boy Blade, Beyblade, wow, wow, wow. Oh, sì! Allora, la scelta migliore... ovviamente qua... è solo schivare e attaccarle tutte assieme. Il panda grazie, sconfitto i gattini. Faccio da solo. Il panda così grosso, così triste, così perso, sta per salutare. Oh, grande! Una mappa! Ora no, quella è un'immagine. Come tornare al palazzo. Quella non è una mappa, quella è un'immagine del palazzo. Però il combattimento era carino. Non mi è dispiaciuto.